Siamo ai vostri messaggi domenicali. Un direttore un po' costipato, anzi quipato. Voi siete costipati, io sono quipato. Daniele, rimborsi pensioni, sì, aspetta e spera. Ferdinando, i rimborsi del Saracino di Lucianino. Geniale e semplice. Luca, le transenne del Saracino. Che non venga una peggio. Sono capaci di tentare di far chiudere la giostra per tortura verso gli animali. C'è caso, eh? Luciana, invece, su Renzi e le pensioni c'è tutto come sempre. I soliti politici di merda. E rivendicano anche stavolta perché la gente si compra con 80 euro. Figuriamoci con 500. Francesco, l'Angiolini e la carenza di bagni pubblici. Con o senza bagni pubblici, Arezzo siamo sempre nella merda. È bello avere questi ascoltatori così ottimisti. Carlo, sulle pensioni di Renzi, dice circa euro 10 al mese, 30 centesimi al giorno, conviene fare il clandestino a 35 euro al giorno. Tutto sommato, come conto mi sembra giusto. Flavia, Renzi e la revisione pensionistica, voto di scambio, punto. Luciano, il caso Guerrina, più che giusto che questo sudiciume, riferito al frate, resti in carcere, ma mi domando, la Chiesa, in particolar modo il Vescovo di Arezzo e un certo Dallara, ora smetteranno di ridere e coprire queste specie di essere umano? Nadia, sulle pensioni di Lucianino, dice così poco, perché Lucianino dà, quanto dava Rita? 20.000 euro ogni 15 giorni. Lucianino e parenti, Luisella dice, infine, anche voi allora siete per i ministri del Cucuzzaro. Bravi, viva la sincerità. E certo, se non piazziamo i parenti, abbiate pazienza. Chi si piazza? Buona domenica a tutti.